Bentornati amici su Imperium Civitas 2 e oggi facciamo l'apprendistato militare, così vi faccio vedere un po' come funziona il sistema di guerra su Imperium Civitas 2. Eccoci qua. Benvenuto alla città di Yol Cesarea. La nostra situazione è delicata. Siamo circondati da mercenari galli al servizio dei cartaginesi. Ho ricevuto ordini di darti consigli sul modo migliore di affrontare sfide militari di questo tipo. Per continuare, chiudi questa finestra e scopri la prima tabula. Le Ok. nostre difese principali contro il nemico sono le palizzate e le mura. Le prime, di legno e meno resistenti, sono più facili e veloci da costruire, ideali. Perfetto. Quindi praticamente dobbiamo semplicemente. Dai, dobbiamo comunque costruire. Io non perderei tempo, però io vorrei già farmi gnammeria e fucina, perché queste sono missioni, lo so bene. Però comunque sia voglio andare veloce, perché se dobbiamo essere veloci, perché in questo caso noi dobbiamo essere amichevoli, ecco, sono pacifici. Ci sono anche alcuni barbari che possono addirittura amici e poi commerciarci con loro, quindi non è un problema, però meglio affrontarli subito velocemente, così ci riprendiamo dalle palme che non farlo proprio, ecco. Quindi non perdiamo tempo. La porta. Ah, puoi fare porte. Ah, ok. Facciamone una qua. Bene, bene, bene. Perfetto. Le nostre difese. Costruisci una sartoria. Ah, sartoria. Ma davvero. Sartoria. Subito. Ma io la paga un attimo qua, cazzo di frega. Perfetto. Una Ogni caserma. caserma ti fornisce una squadra di astanti. Ah, gli astati, perfetto. Ah, no, caserma. Facciamo subito gli astati. E poi facciamo. Dov'è la faremo meglio? Qua. Quindi io direi di fare qui il poligono di tiro. E la scuderia qua. Così, perfetto. Così stiamo a posto. Ci sono posti di lavoro, sì. Quindi io direi, costruiamo un'altra casa. Per qua. Gli attacchi qua non arrivano, vabbè, non fa niente. In questo caso siamo in emergenza. Qua vedete la schiera squadra. Quando saranno 36 su 36, noi possiamo schierare le squadre tipo su questo punto qua, con questa bandiera, per poi poter attaccare il nemico. Abbiamo fatto la Ogni caserma caserma. e intanto aspettiamo che arrivi a 36, nel senso i soldati. Qua in questo caso noi riceviamo ogni 2 minuti le nostre risorse. In questo apprendistato militare, su quello normale noi ne riceviamo ogni minuto. Ogni Caserma caserma. fatta. Il potere di una squadra di astati dipende fondamentalmente da due fattori: il numero di unità e il loro morale. Il morale corrisponde alla forza di volontà e la fiducia delle unità. Se una squadra è demoralizzata, il danno che infligge al nemico sarà inferiore. Se una squadra ha subito molte perdite e il suo morale è al minimo, i superstiti potrebbero anche disertare. Ok, ed è giusto. Per schierare le tue Ok, truppe, schiera squadra. Dobbiamo ora schiera nuovamente la tua squadra. attaccare il villaggio ovest. Ok. Quindi, schiera squadra. 1, 2, 3. Ecco il nostro esercito. E ognuno ha una formazione.
Perfetto, io direi di attaccare. Ops. Ok. Non abbiamo subito nemmeno tante perdite, potremmo anche continuare come assalto finale. Ora La costruisci falegnameria l'ho una falegna. fatta. Anche Costruisci. il polifono di Costruisci tiro è un stato polifono. fatto per fare gli arcieri. Ottimo lavoro, signore. Dobbiamo attaccare questo. Perfetto. Schieriamo di nuovo le nostre truppe. Mandiamo la cavalleria. Mandiamo qua. Con gli arcieri dietro e gli astati subito avanti. Oddio, ci attaccano. Mi direte? Perfetto. La cavalleria è andata quasi persa, eh. Continuiamo ad attaccare, continuiamo a spingere. Gli Equites stanno saccheggiando il villaggio. Ah, fango. Ritiratevi perché siete rimasti in 6. È stata una buona vittoria, una vittoria ottima. Adesso li possiamo mandare indietro i nostri uomini. Abbiamo fatto un ottimo apprendistato. Siamo andati veramente bene. Abbiamo sconfitto il nemico con velocità. Ovviamente ci ha dato una grande mano i depositi di risorse ricaricabili. Altrimenti non era così facile, ragazzi. Però usate bene le formazioni perché così voi potete utilizzare molto bene i vostri soldati nelle varie situazioni. Questo Ottimo. è completato. Come potete ben vedere, abbiamo di nuovo risbloccato tutto. Vi faccio giusto un altare qua. Ragazzi, il video finisce qua, spero che il video vi sia piaciuto. Nel caso vi sia piaciuto, mettete un mi piace, commentate. Noi ci vediamo sul prossimo video. Ciao ragazzi!